Pronto? Sì, ciao Enzo, Salvatore, ciao Ciao, Gigi. Salvatore Guastelli, Ciao chi è telefonata? Salvatore. Ciao, Salvatore. Ho preso veramente con estrema fortuna la telefonata proprio In sul discorso di extremis, al Benedetti, novantesimo, che io ci tengo molto. È chiaro che il compito del direttore sportivo è quello di fare il meglio per la squadra, però come dire, una gestione dissennata non va bene. Poi i punti di vista, insomma, sono diversi. Io condivido con te che ha il grande merito di aver portato il Bari a una È stata posizione croce prestigiosa. delizia, Salvatore, però poteva diventare solo delizia se si fosse attuato un controllo probabilmente un po' più Sì, attento. Ora. ma voglio dire, a parte questo, insomma, che c'è come dire, un limite sottile, secondo me, ma Sì. poi grandissimo, poi nei risultati parlo del deficit. Ma detto questo, io volevo semplicemente dire quello che ha detto Gigi in parte, cioè finalmente si è visto un Bari che per 90 minuti ha giocato una buona partita. Quello che aspettavamo, Sì. l'abbiamo aspettato per un intero girone d'andata, adesso è venuto fuori. È chiaro che una rondine non fa primavera, però insomma è un buon inizio per poter, come dire, continuare su questa strada. E adesso però non vorrei che si passasse dalle stalle alle stelle e poi domenica prossima, mi auguro mai più di nuovo dalle stelle alle stalle. Quindi bisogna avere un po' di equilibrio, capisco i tifosi e la loro passione, però insomma un allenatore non può diventare brocco e capace Esatto, nel giro di 90 minuti, il risultato è troppo sei importante. stato molto chiaro, è giusto, è Il giusto, è discorso è giusto. proprio questo. Il punto è che adesso forse qualche giocatore che era in estremo ritardo, privo di preparazione, piano piano comincia ad avere finalmente la Quindi condizione giocano in 11 e accettabile. non in 9, in 8 come sei stato fatto Bravo, e no, ma qualche io aggiungerei in 13, volta. Certo, perché tu sai che si gioca in 13 o in 14, meglio certo. ancora, quindi questo è il punto del Bari. E poi un'ultima cosa, che insomma qualche giocatore di cui voi avete fatto il nome, cui io stimo molto, che è Borghese, deve lavorare molto e migliorare molto nel gioco a terra e soprattutto nei disimpegni. A volte sparacchia dei palloni che insomma in questa categoria Senti, ti dovrebbero unisci essere. all'appello, abbassiamo i prezzi della curva e riempiamo cioè facciamo sì che il San Nicola diventi veramente un fattore campo Sono con te, il reale? problema è trovare poi chi ha già sottoscritto gli abbonamenti, Ma pochi sì, o si tanti che trova, dai, siano, Salvatore, no, si pochi o trova. tanti che siano, di dargli un piccolo, come dire, riconoscimento, perché L'anno quello è prossimo si importante. pensa, dai, va bene, va bene. Però anch'io sono del parere di richiamare a raccolta i Oh, tifosi perché il dato perché. statistico, 6 vittorie fuori casa, ti invita a fare qualcosa di più in casa, dai, perché Bravo, con... no. Voglio dire, è il momento per poter provare ancora a Certo. dare un colpo d'ala, abbiamo tutto il girone di ritorno davanti, e aiutare questa squadra senza mugugnare alle prime difficoltà, è Certo. perché i playoff sono a portata di mano, seppur tra mille difficoltà. Quindi se si raccolgono i tifosi e danno una mano a questo gruppo, capace che ci possiamo togliere qualche altra soddisfazione. Grazie Salvatore Guastella, un abbraccio forte, Beh, grazie. Salvatore mi ha dato la possibilità di parlare un attimo delle accuse che erano state poste al nostro preparatore atletico Stefano Boggio, che Sì. effettivamente no, lui è uno schivo da dichiarazione o meno, ed è evidente che aveva fatto una preparazione mirata perché il campionato di B è quello che è. Tu puoi fare delle partenze lanciate e poi ti fermi, la sua era sicuramente una preparazione atta ad ottenere determinati risultati, e se qualche scompenso c'era stato erano perché stati presi dei giocatori all'ultimo Stiamo per minuto. chiudere perché tra poco abbiamo il presidente della provincia Schittulli qui nei nostri studi. Bari, Modena, Brutta sabato, ore partita, Enzo. 15. Brutta partita perché io ho visto qualche spezzone della partita del Modena. Cresciuto il Modena, eh? Sabato, il Modena è cresciuto, ha cambiato allenatore, è andato Agatino Cuttone, vecchio difensore, Detto il Grinta del detto Torino, Grind, sì. era abbastanza cattivo. Però l'unico vantaggio potrebbe essere un vantaggio per noi, che dovrebbe avere un paio di giocatori squalificati. Grazie a Gigi Frisini, Grazie a grazie anche a voi. voi. Buon proseguimento di giornata, domani.